Ah, funziona? Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti, come già gentilmente ha ricordato la nostra Esther, vi invito a prendere posto a tavola, così anche lo staff del ristorante Il Nuovo Doge può cominciare a servire il pranzo. Io volevo innanzitutto ringraziarvi tutti per nome impossibile, penso che inizierei adesso e finiremo domani mattina, forse, perché anche quest'anno avete premiato la nostra fiducia. Con la vostra fiducia ci avete premiato l'evento. Siamo 100 equipaggi, siamo orgogliosi del risultato raggiunto grazie a voi, perché io sono fermamente convinto che senza gli equipaggi che con così tanto entusiasmo, con così tanta passione animano, danno vita e riescono a infondere, a dare un imprinting. Io ho visto solo che facce allegre, sorridenti, ho visto solo che facce contente oggi, e questo per noi è una grandissima soddisfazione. Ma non solo, perché abbiamo il piacere di essere uno dei pochi club, assieme ad altri, ciao carissimo, assieme ad altri, a poter ospitare qua una marea di altri club Alfa Romeo, amici, da mezza Europa. Abbiamo i ragazzi di squadra Moravia. Un equipaggio da è partito ieri alle 16.30 per essere qua oggi. Abbiamo gli amici austriaci, Quadrifoglio Verde St. Pölten, presenti ogni anno. Abbiamo gli amici da Carpi, dell'Amams Nuvolari, laggiù, con delle vetture straordinarie. Abbiamo l'Alfa Romeo Club Slovenia da Lubiana. Abbiamo in rappresentanza degli alfisti HR, abbiamo Mladen, che è una persona eccezionale, quindi abbiamo dalla Bosnia l'Alfa Romeo Club Zenica col presidente Braco. C'è, e abbiamo addirittura, che io ho avuto la fortuna di conoscerlo a Spa, vieni qua tu, lui, presentati. Alfa Romeo a Dubai, dai Emirati Arabi. Grande. Io vi ringrazio, adesso vi do un attimo di tregua, ma non abituatecevi troppo. Ci sarà l'antipasto e poi torniamo, iniziamo la carrellata di premiazioni che contraddistingue il Gran Galà. A voi, un applauso per voi stessi. Ciao.